Eccoci al nostro secondo giorno in Corsica. Oggi la giornata sarà fantastica e ricca di esperienze, di vedute, di curve e di scoperte. Partiamo verso le 10 da Corte. La nostra prima tappa è Bastia. Poi proseguiamo per il giro del cosiddetto dito della Corsica. Faremo il giro antiorario per avere il mare sempre alla nostra destra, a differenza di molti che lo sconsigliano a causa della mancanza di guardrail in molte parti. Io l'ho trovato sicuro e soprattutto è a favore di panorama. Ma facciamo un passo per volta e a proposito, non dimenticare di iscriverti al canale e mettere un like. Salve, siamo a Bastia. È una bellissima città, questo è il Porto Vecchio. Praticamente qui potete vedere la Bastia Vecchia, quella che esisteva tanti anni fa prima di creare il porto commerciale. È molto carina, molto tipica. Andremo a fare un giro, ci prenderemo un caffè e poi dopo ci faremo il ditone della Corsica. Dal Porto Vecchio saliremo su alla cittadella per godere della vista che c'è proprio vicino al Palazzo dei Governatori. Qui ci sono vicoli e stradine molto pittoreschi. Inoltre faremo una scoperta molto interessante, un anello di congiunzione linguistica tra quest'isola e i nostri bikers. Si scoprì che il corso era uguale al sublacese. Possiamo dire che parliamo anche una lingua. Che lo leggiamo, lo capiamo, e volendo lo parleremo pure. Lo parleremo anche, volendo. Girovagando per i giardini Romieu, ci perderemo, o almeno così ci sembra, e ci fermiamo a fare delle riflessioni. Che ne pensi, Davide, di Bastia? Mi trovi impreparato, Lella? Sei tu. Ah, che Davide prima a Bastia. Bella sta cosa, dai. Questa città. Ci ho girato diversi film, di una cosa del genere, vai. Dico, le Jardin erano un problema. Perché erano un problema le Jardin? Questo siete stati voi a leggere e non l'avete capito. Tu che capisci il corso, perché il giardino erano un problema? Perché secondo me si sa come si entra, ma non si sa come si esce. Perché siamo rimasti bloccati. Ah, ci sta un cancello, eh? Ah, vedi, là il cancello collega la strada principale. Esso. Corsica in esplorazione. Ti piace? Qua giù, perché penso che si collega dove stanno le moto, no? Sì. Si collegherà qua giù. Un giardino. Il giardino dei Romieu. Giardino dei Romieu. Dopo aver scoperto che questa famosa scalinata è il punto di congiunzione tra la cittadella e il Porto Vecchio, tenteremo di percorrerla con un incedere adeguato. Siamo in partenza da Bastia e siamo diretti verso il ditone della Corsica. Percorreremo tutta la costa per poi fermarci probabilmente a San Flora. Questa prima parte di strada tutta ad un fiato, fino a Macinaggio. Sono solo 37 chilometri, ma percorrere questa costa è un piacere per gli occhi. È impossibile non ammirare il paesaggio che offre questa parte della Corsica. Le sue rocce frastagliate che scendono dolcemente nel mare blu, i villaggi di pescatori immersi nella vegetazione e la strada ben tenuta che consente ai nostri bikers di divertirsi un po'. Arriviamo a Macinaggio. Siamo quasi ad ora di pranzo, ma decidiamo di non fermarci, ci sembra troppo turistico. Siamo alla ricerca di qualcosa di più poetico. Ci inoltriamo quindi a nord, fino alla spiaggia di Barcaggio. Qui incontriamo un posto molto singolare dove ci fermiamo a mangiare. Eccoci a Barcaggio. Siamo praticamente nella parte più nord dell'isola della Corsica. Abbiamo trovato questo posto di fortuna
è molto spartano, praticamente è un signore che c'ha da casa qui, che cucina. Pensavamo di restare digiuni oggi, invece abbiamo trovato questo posto bellissimo. Abbiamo trovato anche il parcheggio del mare. Esatto. No? Sì. Quindi... sì, è la parte più a nord della Corsica. Ci sono fe. Hanno fatto. Abbiamo ordinato un assiette con omelette, saucisse, frite, salade verte. Ma chi cucina? Chi cucina? Lui, penso, sì. Mi è piaciuto dove vi ha portato? Molto freddo. Guarda, le spalle non ci vedono. Com'è questa cosa, Luca? Buona? Questa cosa è buonissima, ma soprattutto il posto è bellissimo. E chi ce l'ha preparato? Perché stiamo praticamente dentro la casa di un... abitante del posto che mette a disposizione la sua cucina e la sua casa, quindi è veramente un'ottima scelta. Grazie a Pino e a Davide che ci hanno guidato fino a qua, ci hanno fatto un po' perdere, diciamo, la tuttarella. Poi fanno quelli che conoscono le strade, sì, noi li dobbiamo assecondare, però alla fine se assiette composé, no, composé. E stiamo dando indicazioni anche ad altri francesi, perché ormai siamo ambientati. Sì. Anche perché ormai siamo del posto. Ormai siamo del posto. E i panni appesi alla moto, che ne pensi, per esempio? Lì quella è tutta la l'immaginazione di Pino. L'eleganza. E quindi non ci sta niente da fare. L'eleganza, so what first. Pino per ogni cosa trova il posto. Quindi. Ma vendiamo anche noi, accomodazione. Abbiamo il mercato. Sono molto accomodato. A malincuore andiamo via da questo posto, dove siamo stati veramente bene. Così, dopo aver salutato il simpatico oste, ci rimettiamo in moto. Siamo sulla strada per Centuri e non potremo non fermarci al Moulin Mattei per ammirare un bellissimo panorama. Per arrivare al mulino faremo una piccola salita a piedi. Guardate che bello scarpinetto per andare a vedere un panorama, però pare che ne valga la pena. L'obiettivo è quello di salire dove c'è quel mulino. Eccolo. Ecco cosa ci siamo guadagnati con questo scarpinetto. Guardate qua, che spettacolo. È valsa la pena? Mazza, che bellissimo. Bello, eh? Ci rimettiamo in moto per andare alla scoperta della costa occidentale della Corsica. Il versante occidentale corso è sicuramente la parte più bella dal punto di vista paesaggistico. La strada è battuta anche da ciclisti come questi che portano a spasso il loro simpatico cagnolino. Così come è possibile fare anche molte escursioni a piedi per chi ama per esempio il trekking. Da Barcaggio a San Fiorenzo ci sono 67 km di curve su scogliere a picco sul mare che si alternano a spiagge e paesini immersi nella macchia mediterranea. Una natura selvaggia ed un cielo che grazie alla bellissima giornata di sole si specchia nell'acqua del mare, esaltando il fondale e colorandolo di verde, blu intenso e celeste. Impossibile non fermarsi a guardare, fotografare e ammirare deliziati. Tra l'altro su questo percorso ci sono anche dei paesini che varrebbe la pena visitare, anche se noi non l'abbiamo fatto per questioni di tempo. In particolare il paesino di pescatori di Centuri e quello di Nonza, che se andate da queste parti e avete più tempo di noi, varrebbe la pena visitare. Così come il paesino invece di Erbalunga, che invece si trova sulla parte orientale del dito indice della Corsica.
Le montagne a picco sul mare si alternano a spiagge fantastiche e baie da sogno, che sicuramente d'estate sono molto affollate. Essendo invece il mese di aprile, un mese ancora freddo, le abbiamo potute apprezzare in tutta la loro bellezza. Una curiosità sul popolo corso. Avevo letto che hanno un carattere chiuso, quasi scontroso. Noi invece abbiamo trovato sempre delle persone gentili, accoglienti e cortesi. Quindi non mi sento di confermare questa nomea, anzi è stato piuttosto il contrario. Siamo in arrivo a San Fiorenzo, qui faremo una pausa caffè, condivideremo quanto abbiamo visto e soprattutto decidiamo di raggiungere Faro della Pietra alla splendida cittadina di Il Rus per un magnifico tramonto. Eccoci a San Fiorenzo. Però sì. Che giro! Bello! Com'è andata? Bello, eh? Bellissimo, sono dei bei panorami. Una costiera amalfitana un po' più selvaggia. Il dito della sì. Corsica è... vale la pena. Panorami veramente bello. Partiamo da San Fiorenzo e con andatura alquanto sostenuta riusciamo ad arrivare in tempo per il tramonto al Faro della Pietra, ad Il Rus. Faro della Pietra, il nostro bellissimo tramonto. Per venire abbiamo fatto una strada stupenda da San Florent fino a qui. Abbiamo corso come matti, però alla fine abbiamo beccato il tramonto. Un applauso al pilota, per favore. Grazie. Davide, che ne pensi? Ma quella guida scellerata. Era per tenere il tramonto. Del tramonto, era una guida un po' dinamica, però non avremmo visto questo spettacolo.